patria in senso sovranista, nazionalista. Noi difendiamo la patria, la nazione, difendiamo il tricolore perché è nato dalla resistenza, perché è nato dal primo voto a suffragio universale contro una monarchia imbelle che cedette l'Italia al fascismo, perché si fonda sui principi e sui valori della nostra Costituzione. E quindi noi siamo qui oggi anche perché non possiamo lasciare il 2 giugno, la festa della Repubblica, non possiamo lasciare il tricolore a quelle forze razziste e fasciste che sono contro la Costituzione esplicitamente, che sono per una patria esclusiva contro i migranti, mentre la nostra idea di patria è la comunità inclusiva. Ma non è una discussione nuova. Già Gramsci diceva che il risorgimento italiano è stato parziale ed è stata una rivoluzione in gran parte tradita. Beh, noi ci ricolleghiamo quindi a questa cultura, al risorgimento come rivoluzione e cambiamento per l'unità repubblicana. E in ultima cosa voglio dire, questo è tanto più importante perché a Piazza del Popolo non ci sono dei patrioti come la Meloni e Salvini credono di essere, ci sono le guardie armate del potere borghese, ci sono le guardie armate del nuovo presidente della Confindustria che ci vuole riportare ad un lavoro precario e senza diritti, perché sono le guardie armate di un'Unione Europea che vuole uccidere la sovranità del nostro paese, sono guardie armate di coloro, come diceva Marina prima, che sono per l'autonomia differenziata, cioè per la trasformazione dell'Italia in tanti staterelli. Allora noi siamo qui contro costoro che vogliono uccidere la patria, la nazione e l'Italia. Noi siamo per questa patria internazionalista e credo che sia arrivato il momento di difendere la nostra democrazia che è veramente in pericolo. Noi qui siamo partigiani della Costituzione e della democrazia.